Il terzo segreto di Fatima si riferisce chiaramente a quel momento in cui nella Chiesa ci sarà un'apostasia. Ci sarà, come dice l'articolo 675 del Catechismo, un'apostasia che proporrà la salvezza a basso costo per tutti a prezzo della rinuncia alla verità. Ed è esattamente quello che stiamo vivendo oggi. Mi stupisco come gli Unacum non abbiano familiarità con questo articolo 675. Cioè oggi Bergoglio sta proponendo esattamente questo, la salvezza per tutti, la comunione per tutti, il paradiso per tutti, todos caballeros, sei politico e scatologico, ma a prezzo di, vabbè, Gesù non era figlio di Dio, era un po' sporco, era un po' scemo, Maria è una donna di strada e così via. Si sta tradendo e rovesciando il messaggio di Cristo, ma tanti non lo vogliono vedere perché comunque hanno le mani in pasta. E, diciamo, mettono a rischio la loro anima, il destino eterno della loro anima, per quei quattro soldi che vengono dall'editore, per l'amicizia con quel cardinale. Ci sarà sicuramente un giorno in cui Papa Benedetto non sarà più in sede impedita, allora potrà parlare liberamente. Di più non posso dirvi, ma se avete ancora due neuroni catenati, ci riuscite ad arrivare da soli. Allora, puntate a quel momento lì, perché poi se vi fate sorprendere dalla parte sbagliata, è finita, eh? È finita, non vi prenderà più sul serio nessuno, anche perché siete stati informati, non è che potrete cadere dal pero. Ah, io non sapevo, ma come, di qua, di là. Codice Ratzinger, grazie ai lettori, oggi è tra i primi 10 bestseller nazionali. Gli articoli del sottoscritto sono ovunque, grazie ai lettori, grazie a questo esercito di Papa Benedetto che si sta attivando, quindi non potrete dire non sapevamo, non potrete farlo, non potrete saltare sul carro dei vincitori all'ultimo come si fa sempre in Italia. Dovrete fare una scelta di campo precisa oppure sarete combusti escatologicamente. Come il terzo segreto di Fatima. Ricordate cosa dice il terzo segreto di Fatima? Che il vescovo vestito di bianco muore, viene ucciso da un gruppo di soldati e con lui muoiono anche tutti quelli che gli venivano appresso. Cardinali, vescovi, intellettuali, civili, perché hanno sostenuto l'impostura. Hanno sostenuto l'impostura.